fra i candidati della coalizione di centrodestra che appoggiano la candidatura alla presidenza di Nello Musumeci vi è anche il dottore Giancarlo Confalone. La sua esperienza politica nasce in Forza Italia, a lui è legato proprio la nascita di uno dei primi club retusei del partito forzista, dopodiché la sua attività politica in città, sia dal punto di vista dell'attività all'interno del comune, lei ha anche ricoperto la carica di assessore al commercio e adesso questa nuova avventura di corsa all'ARS. In realtà una candidatura che si ripropone perché lei ha già fatto una campagna elettorale, anche più di una, nel 2001, nel 2006 e adesso nuovamente. Dottore. Sì, noi altri abbiamo cominciato l'attività politica quando è nata Forza Italia, quindi siamo nel 96 con il club Anapo, che fu il club più importante della città. Poi abbiamo fatto diverse attività politiche fino a quando nel 2001 non è arrivata la prima candidatura e quindi la prima elezione all'assemblea regionale col primo governo Cuffaro 2001, poi nel 2006 abbiamo ripresentato la candidatura, abbiamo fatto la seconda legislatura sempre con Cuffaro presidente, che poi finì in maniera traumatica dopo 2 anni e mezzo, e poi la terza candidatura, quella del 2008, quando nel frattempo da Forza Italia si passava a PDL. Comunque delle esperienze politiche molto diverse rispetto a quelle attuali. Quali sono stati gli obiettivi di cui lei si ricorda? Lei ha lavorato per esempio per la 328 durante le legislature di Cuffaro, la legge che comunque norma i servizi sociali. Beh, quelle furono sicuramente delle legislature molto attive con un Parlamento impegnato a fare diversi disegni di legge poi portati in porto, perché veda, non basta leggere, scrivere i disegni di legge fatti, bisogna vedere quanti di questi leggi sono state portate a termine e andati in aula. Nel governo Lombardo sicuramente questa attività parlamentare è quasi zero. Quindi tutto quello che vediamo sono proclami? Assolutamente, assolutamente. Tutti poi hanno, quelli che hanno partecipato al governo Lombardo, che ne ha fatti una decina di governi, passando dal centrodestra al centrosinistra, il primo ribaltone e poi cambiando maggioranze ogni a piè sospinto, ogni 5-6 mesi, diversi uscenti ora da questo governo hanno partecipato in giunta Lombardo, ma io vorrei sapere cosa è stato fatto, qual è il risultato finale di questi 4 anni e mezzo. Io credo che sotto gli occhi di tutti i siracusani, non solo, tutti i siciliani, direi lo sconforto di questi 4 anni e mezzo del governo Lombardo e di chi ha partecipato a questo governo. Basta vedere nella nostra provincia, io vorrei sapere da tutti i parlamentari uscenti cosa hanno portato un solo provvedimento utile per la nostra provincia. Io potrei parlare di provvedimenti per l'agricoltura, moltissimi provvedimenti che portarono a quello sviluppo importante, per esempio degli agriturismi in Sicilia, potrei parlare del trasporto attraverso le autostrade del mare, vorrei parlare dei tanti provvedimenti a favore della pesca, io ne vorrei ricordare uno negativo per tutta i nostri concittadini che hanno questo mestiere della pesca, per esempio le quote tonno, che è stato un disastro. Mettono in crisi i pescatori della zona sud, che sono infatti sul piede di guerra. Certo, da Porto un disastro per tutta la nostra categoria. Ma questo è quello che esce da questi 4 anni e mezzo di governo. Credo che non sia un risultato positivo, ma tutt'altro. A suo avviso quali sono stati i motivi che hanno portato alla crisi di questo governo, che comunque era nato sotto ottimi auspici? Ricordiamo che il centrodestra aveva sostenuto la candidatura del presidente Lombardo. Il presidente Lombardo fu presentato in tutta la Sicilia dal presidente Cuffaro, da tutta l'UDC unita, la PDL, quindi nasceva con una forza straordinaria.
pronto per poter fare dell'attività parlamentare in aula importante, ma poi Lombardo, per questioni del tutto personali e non politiche, decidesse a un anno di rompere col centrodestra, fare una maggioranza di centrosinistra, ma l'abilità di Lombardo è stato quello di dividere i partiti. La PDL esce divisa in tre partiti diversi, l'UDC in due partiti, il PD con una disgregazione interna pazzesca, perché anche ora con Crocetta c'è questa grande critica di questo accordo con i cuffariani e i lombardiani dell'UDC. Quindi l'unica abilità di Lombardi, di tutti quelli che hanno partecipato a questi 4 anni e mezzo, è quello di aver ucciso la politica. Onorevole, noi abbiamo sempre detto, abbiamo parlato sempre di Siracusa come una sorta di piccolo laboratorio politico. In realtà la crisi del centrodestra ha colpito da vicino Siracusa. Lei ne è stato protagonista, nel senso che con la scissione, con l'uscita poi dell'UDC, di FLI e dell'MPA e la crisi che questo ha comportato al Comune, lei è dovuta entrare in giunta a sostegno dell'amministrazione Visentin e tuttora lei comunque è favorevole a questo governo della città. Ma noi altri manteniamo questo impegno verso l'elettorato, perché non è entrare e uscire da una giunta, da un governo, può essere soltanto l'emozione o il problema personale che si crea. Noi abbiamo portato Visentin con questa coalizione di centrodestra, noi rimaniamo fedeli non a Visentin come persona, ma alla istituzione di un sindaco e di un governo della città che è stato eletto dagli elettori. Noi rimaniamo fedeli a questa idea con gli elettori. Il fatto che ci siano forze anche negli ultimi giorni che gridano allo scandalo e se ne escono perché non hanno un assessore in più, un assessore in meno. Parliamo di Grande Sud, quindi di Grande Sud, per noi è un atteggiamento assolutamente negativo verso la cittadinanza. Nemmeno, come ho letto per fortuna diversi articoli, si possono imputare le colpe a una singola persona o a un sindaco. Se la ferrovia a Siracusa non c'è, non è colpa di Visentin. Se la Banca d'Italia da Siracusa è stata portata a Ragusa, non è colpa di Visentin. Se l'università non c'è. Se l'università non c'è, ma non è colpa di Visentin. Ma voglio dire, a un sindaco, fra l'altro, non si possono dare tutte le colpe anche di fatti regionali e di fatti nazionali. Ognuno dovrebbe avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità. Lei è un attento osservatore della realtà provinciale. A suo avviso, quali sono le priorità, parlando di tutti e 21 i comuni, visto che lei si sta candidando comunque alla regione, quali sono i punti dolenti della provincia? I punti dolenti sono quello di non aver dato sfogo, ed è quello che io metto per iscritto nel mio programma, quello che noi indichiamo come le economie dimenticate: agricoltura, pastorizia e pesca. Questi sono i tre punti che noi dobbiamo risollevare e rilanciare con un programma ben preciso che io ritengo di aver puntualizzato abbastanza semplicemente ma efficacemente. Ritornare ad una gestione del territorio da parte dei comuni, non si possono mettere riserve nazionali, riserve regionali come l'ultima dei pantani della zona sud senza che le comunità ne vengano a sapere. Tutto questo deve essere messo chiaro nel programma elettorale. L'ultima battuta che io le faccio riguarda quelle che sono le politiche sanitarie. Lei comunque da addetto ai lavori, lei è medico, cosa ne pensa? Le politiche sanitarie, io dico sempre questo, la sanità è un costo, non può essere un'industria che dà dei benefit. Non si possono fare progetti per portare la sanità ad un guadagno, la sanità ha un costo, questo costo deve essere subito dalle fasce più ricche, dalle fasce che sono economicamente più attrezzate, per permettere alle fasce più deboli di poter usufruire gratuitamente di tutto. Basta mettere una fascia di reddito oltre la quale la sanità deve essere tutta pagata dai cittadini, in maniera tale anche il banale ricovero in ospedale, in maniera tale che tutti gli altri possono usufruire di servizi gratuiti.